Certamente funzionale, non è una serie di cartacce buttate lì tanto per metterci la coscienza in pace, è un piano che prevede esattamente centimetro per centimetro la mappatura della città, sia dal punto di vista degli edifici ma anche dal punto di vista della popolazione residente, che prevede tutto quello che è necessario per garantire ancora una volta a questa città dell'entroterra siciliano il massimo della sicurezza. Siamo già nei primi posti in Italia, questa è la quarta città italiana per sicurezza grazie all'attività delle forze dell'ordine, ma anche grazie all'attività di una comunità aperta, disponibile, non omertosa, non chiusa, non da cultura e da matrici di ordine mafiose o criminogene, vuole essere una città ancora più sicura. Il piano di protezione civile consente ad ogni cittadino, che avrà modo di vederlo credo da ora, già da subito, se non è già stato fatto ora, da domani mattina, nel sito del comune, quello che vedete qui sarà regolarmente pubblicato, quindi ogni cittadino può guardare il proprio edificio, sapere che in caso di calamità si deve muovere in un certo tratto viario, che deve andare in quell'area di sosta, ed educare i genitori, gli anziani, i bambini, e in caso di calamità devono sapere perfettamente che tragitto fare. È doveroso da parte mia ringraziare tutti gli intervenuti, le autorità che sono intervenute, prima di passare la parola all'assessore Masonte. Sicuramente questo progetto ci ha presi, ora al di là di chi si è sbracciato o non si è sbracciato, sindaco. E ci abbiamo lavorato tanto e ci credevamo in questo progetto, che abbiamo iniziato nel 2011. Qualcuno era convinto che nel 2011, magari dopo 6 mesi, si potesse avere un piano di protezione civile. Purtroppo quelli probabilmente l'ingegnere Fotti mi insegna, si fanno quando si prendono dalle gazzette ufficiali e si fa un copia e incolla, che si chiamano piani speditivi, magari dimenticando poi di togliere le X nelle aree di attesa e lasciarle così. Quando si analizzano i dati, quando si mettono assieme i dati, è chiaro che il problema è diverso, l'impegno è diverso. E ci vogliono i tecnici. Però quello che voglio dire oggi è una delle fasi più importanti, Paolo, e lo dico da cittadino. Una delle cose che nel 2011 io dissi, quando tu accettasti subito di far fare il piano all'ente corpo volontario di protezione civile di Enna, quindi all'ANPAS di Enna, è quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che i volontari, io sono anche un volontario e sono orgoglioso di esserlo, i volontari non sono solo manovalanza. I volontari non sono solo quelli che spargono il sole la notte. A me piace dividere in due aspetti la difesa del territorio. Noi abbiamo due diversi modi di difendere il territorio. Una parte si chiama difesa attiva, un'altra parte si chiama difesa passiva. Per effettuare tutti gli interventi di difesa attiva nel territorio della regione siciliana occorre una cifra impressionante. Parliamo di circa 2 miliardi di euro. Il sindaco poc'anzi diceva che questo inverno parecchio piovoso ha causato danni rilevanti anche sul territorio di Enna. Avete visto l'ultimo crollo della strada provinciale, già crollata in parte nel 2009. Quindi aggrava ulteriormente una criticità, ma non solo queste. Tutto il tessuto viario, sia principale che secondario, è stato pesantemente interessato e questo crea problemi. Crea problemi perché i cittadini subiscono un bonus pesante, spesso devono pagare di più con le loro tasche i trasporti perché si allungano le percorrenze, ma io questo lo vedo pure da un altro punto di vista. Se dovesse accadere una calamità, in qualche caso sarà assolutamente difficile poter raggiungere qualche comune. Nessuno spiega, nessuno racconta ai cittadini, quindi ognuno di noi avrebbe il dovere di conoscere e rispettare il piano, che è un problema, perché in quei fortunati comuni, il sindaco diceva siamo un comune normale, no, questo è un comune speciale.
sociale, comune normale, piano di protezione civile non ce l'ha, o se ce l'ha ha un insieme di carte assolutamente inutili che sono messe in un cassetto con una serie di numeri di telefono in caso di emergenza chiamare il centralino del comune. Questo è il piano di emergenza della maggior parte dei comuni, oppure sono incomprensibili. Innanzitutto, lo vedrete, questo piano ha un grosso vantaggio, è informatizzato, quindi può essere facilmente reso accessibile al cittadino, ma non dobbiamo dimenticarci però di un problema, che i cittadini più esposti sono quelli che probabilmente non hanno, per ragioni di età, ragioni anagrafiche, ragioni di reddito, ragioni di handicap, accesso a certi mezzi e possibilità di informazione. Quindi diventa fondamentale avere delle campagne di informazione che spieghino al cittadino, quello che è un aspetto tecnico, come comportarsi. Noi siamo abituati a ragionare in termini di sistemi geografici, vedrete delle mappe eccezionali da questo punto di vista, la maggior parte dei cittadini si perde col navigatore in macchina, quindi non bisogna dirgli questa è la mappa, ma bisogna dirgli tu abiti in questa strada, in caso di emergenza ti devi portare alla villa comunale, in qualsiasi posto è stato stabilito, cioè bisogna spiegarglielo. E anche un fatto fondamentale, il piano di protezione civile va esercitato. Cioè le persone devono abituarsi all'idea che una domenica all'anno si mette in pratica, in condizioni più o meno standard, quello che è previsto dal piano di protezione civile, perché sennò nel momento in cui c'è l'emergenza non succede. Noi tutti